Una grande festa questa mattina nel polo universitario di San Giovanni a Teduccio per l'inaugurazione del primo centro di formazione Apple in Europa. I corsi per sviluppatori di app hanno preso il via oggi per una parte dei ragazzi che hanno superato le selezioni. Sono 200, di cui 150 campani, gli studenti selezionati al termine delle prove su oltre 4.000 partecipanti. Il periodo di formazione avrà una durata di 9 mesi e dopo i primi 100 siederanno in aula da gennaio anche gli altri aspiranti programmatori. Apriamo questa Academy con Apple che formerà quest'anno 200 giovani e poi nei prossimi anni 400 ogni anno proprio sulle tecnologie più avanzate nel campo delle app per il sistema operativo iOS. È una giornata molto importante, ci sono i vertici di Apple, il vicepresidente Lisa Jackson, sono molto contenti, hanno scelto Napoli perché hanno visto Napoli un'università competitiva, una città che ha grande potenzialità, dei giovani bravissimi, credo che sia un'esperienza positiva da cui partire per portare qui altre aziende, creare sviluppo, creare opportunità. Napoli ha tantissime possibilità, dobbiamo solamente lavorare tutti insieme per realizzare questo progetto. All'inaugurazione nella sala congressi è intervenuta Lisa Jackson, vicepresidente di Apple e responsabile delle politiche sociali e ambientali della multinazionale, il ministro dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini, il rettore della Federico II Gaetano Manfredi, assieme al sindaco Luigi De Magistris e al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Siamo soprattutto contenti del lavoro fatto dal Comune di Napoli, che ha fortemente voluto che quest'area avesse, pur all'interno di una cornice universitaria, una fruizione pubblica, quindi che questa possa essere un'area di cui possono fruire i giovani soprattutto dell'area orientale e del quartiere San Giovanni, così gli investimenti sulla metropolitana, sulle infrastrutture, sui sottoservizi, sulle fogne, sulle strade. Insomma, il Comune ha fatto un lavoro importante e ci auguriamo che questo sia soprattutto un modo per rendere viva è vitale questa zona sempre di più attraverso i giovani della nostra città e non solo della nostra città. Se oggi si investe è perché evidentemente Napoli è credibile, è forte, è capace e organizzativamente in grado di ospitare qualsiasi evento e c'è una cooperazione istituzionale apprezzabile all'interno della nostra città. L'ex stabilimento Cirio di Corso Protopisani, che oggi è una grande fabbrica del sapere, ospita già le matricole di ingegneria della Federico II. L'Accademia è stata allestita in pochissimi mesi al secondo piano di uno degli avveniristici edifici del Polo Tecnologico ed accoglierà nei prossimi anni un numero maggiore di studenti. Il governo crede in questo luogo. L'abbiamo dimostrato a partire dalla scuola, a partire dallo stesso modello di apertura che abbiamo sperimentato quest'estate, ma che continuerà nel corso dei prossimi mesi. E adesso passiamo a un progetto ancora più ambizioso, cioè quello di fare di Napoli, a partire da questo quartiere, un luogo di elaborazione dell'innovazione. Noi ci auguriamo che il governo non faccia mancare le risorse sufficienti per questi obiettivi strategici, quindi soprattutto grande augurio da parte mia, immagino a nome di tutta la città, agli studenti che iniziano per primi questa grande avventura nel cuore di Napoli, nel cuore operaio, laddove c'erano le fabbriche che avete ricordato. Oggi nasce la fabbrica del sapere per creare il lavoro dell'oggi e del domani. Grazie.